Il nucleare te la fa fare sotto? Dato che con il clima e l'energia siamo sempre di più con le pezze al culetto, in questo video finanziato dall'associazione Giovani Stufi delle Scelte Stupide cercherò di tradurre i dati disponibili per capire quanto il nucleare possa essere una fonte energetica valida per il futuro. I principali report vengono dall'OMS e UNSHARE, organi delle Nazioni Unite incaricati di monitorare i rischi per la salute. Lascio tutte le fonti in descrizione. Come funziona una centrale nucleare? È molto facile, prendete delle barre di uranio, immergetele in acqua in un ambiente controllato e sparategli addosso dei neutroni. Gli atomi si romperanno, fissione, generando calore. Il calore scalderà l'acqua che azionerà una turbina che produrrà elettricità. Fatevi aiutare da un adulto. Come funziona una bomba nucleare? Prendete la centrale nucleare che avete fatto precedentemente e sostituite l'uranio industriale, che è fissile solo al 5%, impossibile da far esplodere, con un materiale fissile almeno all'80-90%. Ora, se lo lasciate così nel nocciolo non esploderà mai, al massimo si scalda, si dilata e fonde, mentre noi vogliamo che esploda. Quindi buttate via il nocciolo e buttate via tutto il resto, non serve a niente. Bisogna costruire proprio un innesco perfetto che comprima il materiale enormemente senza dargli il tempo di dilatarsi, così da fargli raggiungere la massa critica e boom! Se volete provare, ricordate di usare dei guanti di sicurezza. Ma quindi? Quindi no, una centrale non è una bomba e non può esplodere come una bomba, neanche se ci lavorassero delle scimmie particolarmente stupide, perché bisogna proprio costruire una bomba. Cosa cavolo è successo a Chernobyl? Ho fatto uno schemino mega sintetico, partiamo dalle condizioni iniziali. Era una centrale usata anche per scopi militari, quindi hanno risparmiato sulla sicurezza mettendo tra le tante cose della grafite sulla punta delle barre di controllo. Le barre servono a depotenziare il nocciolo, ma la grafite lo potenzia, punti sicurezza meno 10. E per velocizzare gli scambi di uranio e plutonio non hanno costruito la struttura di contenimento del nocciolo, quella che separa il nocciolo da noi, punti sicurezza meno 1000. Il tutto per lo più all'oscuro di chi ci lavorava, perché c'era la dittatura col suo pacchetto base, isolamento, raccomandazioni, menzogne, personale non preparatissimo. Con queste premesse sono stati commessi i seguenti errori. Svolgere un test di sicurezza a luna di notte con un personale ancora meno preparato. Questo per fare colpo sul partito, sicuramente un colpo lo hanno fatto. Durante il test abbassano troppo la potenza del nocciolo, in questi casi il reattore è instabile, si dovrebbe spegnere, ma loro non sono mica dei polli e vanno avanti. Per aumentare la potenza in fretta tolgono i sistemi di sicurezza automatici e levano quasi tutte le barre di controllo, quelle che rallentano la fissione. È la regola 1 del manuale come creare un disastro nucleare. La potenza ricomincia a salire, è il momento adatto per fare il test, che consiste nello spegnere il sistema di raffreddamento. Da qui le temperature si alzano esponenzialmente, anche grazie ad altri difetti industriali. Si fonde il nocciolo, è meglio ributtare dentro tutte le barre per fermare la fissione, ma le barre hanno una punta di grafite, si bloccano, si crea un'ultima impennata di calore, la pressione del vapore fa esplodere il coperchio del nocciolo, eppure la grafite esplode a contatto con l'aria. Queste esplosioni non sono nucleari, la centrale non è stata spazzata via. Nocciolo scoperto all'aria aperta, fiamme che bruciano e tana libera tutti per le radiazioni. Può ricapitare un'apocalisse del genere? Considerando che per evitare il disastro sarebbe bastato anche solo costruire la struttura di contenimento attorno al nucleo, attualmente tutti i difetti industriali sono stati corretti, siamo più interconnessi e abbiamo un sistema internazionale di sorveglianza, non esiste più la possibilità di mettere i sistemi di sicurezza in modalità manuale. Va bene per fare le foto, ma non è una buona idea nelle centrali nucleari. Quali sono i bilanci definitivi? Vittime dirette provocate dalle radiazioni nelle prime settimane, 54. Stima delle vittime totali nel tempo dovuto a tumori collegati alle radiazioni, 4000. Anche se successivamente ridimensionate a poche centinaia, ma lasciamo pure 4000. Ambiente attorno alla centrale, parzialmente contaminato. Si può comunque visitare in quanto è un polo turistico e soggiornare per brevi periodi. L'assenza dell'uomo ha generato un'alta biodiversità. Basta un terremoto per generare l'incidente di Fukushima? Sì, basta il quarto terremoto più forte mai registrato, 30.000 volte quello dell'Aquila, e uno tsunami di 14 metri. Ma cosa è successo nel dettaglio? Ho fatto un altro schemino, sì, ci ho lavorato veramente tanto. Tutte le centrali, anche quelle create negli anni 70, hanno resistito alle scosse e si sono spente all'istante, ma il nocciolo rimane caldo per diverso tempo e deve essere raffreddato. Il terremoto ha staccato la corrente che alimentava il sistema di raffreddamento di Fukushima ed è partito quello d'emergenza, a diesel, ma uno tsunami eccezionale ha superato il muro alto 9 metri e ha allagato il piano dove si trovavano le centraline. Memo, spostare le centraline al piano di sopra. Tre noccioli spenti ma ancora caldi si sono fusi, ma questa volta c'era la struttura di contenimento. Le alte temperature hanno creato idrogeno, che è fuoriuscito dalla struttura e ha fatto saltare il tetto dove c'erano le piscine con del combustibile radioattivo a raffreddare. Anche questa chiaramente non è un'esplosione nucleare. L'esplosione ha sparso in aria e in acqua tante radiazioni, un decimo di quelle di Chernobyl. Come è andata a finire? Vittime dirette provocate dalle radiazioni nelle prime settimane? Zero. Stima delle vittime totali nel tempo?
tempo dovute a tumori collegati alle radiazioni. 0. Esposizione troppo bassa, nessuna evidenza scientifica trovata. Ambiente attorno alla centrale, di nuovo abitabile, con sporadici punti ancora a media radioattività. L'anno successivo all'incidente, il pesce con radiazioni sopra il limite fissato dal Codice Alimentare Internazionale era lo 0,3%. Acqua radioattiva raccolta e depurata che verrà riversata nell'oceano, tecnicamente è potabile. Mi stai dicendo che i giornalisti italiani hanno diffuso paure e allarmismo solo per capitalizzare su una tragedia? Lo so, all'inizio non ci volevo credere. Torniamo ai problemi quotidiani. Le scorie mi inquietano molto. In Italia ogni anno produciamo rifiuti radioattivi da industrie, ricerca e medicina. Al momento sono sparsi in tutto il paese in attesa di un deposito definitivo che sarebbe anche più sicuro ed economico. Sono divisi in rifiuti a bassa, media e alta intensità. Quelli ad alta intensità sono i più duraturi e radioattivi. Una centrale nucleare ne produce ogni anno circa 3 metri cubi e vengono inseriti in contenitori schermati a prova di treni e missili. Dato il loro piccolo volume, al momento si preferisce tenerli in depositi temporanei in superficie. Sono controllati, protetti e ci si può passeggiare vicino senza protezioni. Le scorie nucleari rientrano nella categoria di rifiuti pericolosi insieme ai rifiuti chimici. Rispetto a questi però, pur durando migliaia di anni, col tempo perdono di pericolosità, possono essere riciclati con sempre maggiore efficienza e sostituiscono scarti tossici altrimenti prodotti per fare energia, come ceneri e zolfo, migliaia di volte il loro peso. Questo nel mondo perfetto, ma in Italia c'è un magna magna, la mafia, e facciamo schifo. Essendo il nucleare di interesse internazionale, ogni passo dalla costruzione alla gestione deve superare test e controlli seguiti da osservatori internazionali. Si tratta di controlli costanti, ben diversi da quelli sporadici di manutenzione che coinvolgono strade e ponti di interesse solo nazionale. E come per le compagnie aeree, quella italiana può essere gestita economicamente male, ma ci sono controlli continui che ne assicurano la sicurezza e noi prendiamo l'aereo senza pensarci. Riguardo alle scorie prodotte dalle centrali, se ne producono così poche che si controllano facilmente, diversamente dai tanti rifiuti tossici liquidi di cui non ci preoccupiamo troppo. Per quanto la nostra mafia sia un'eccellenza, anche la criminalità brasiliana e messicana non è da buttare, eppure sono paesi che hanno centrali nucleari da 30-40 anni senza grossi problemi. Per la mafia è più comodo infiltrarsi in industrie con bassa specializzazione piuttosto che gestire una centrale nucleare. Sulla competenza possiamo dire che siamo il paese che ha inventato l'energia nucleare e che per 25 anni l'ha utilizzata a livelli d'eccellenza insegnandola al mondo. Per questo l'abbiamo abbandonata, non volevamo montarci troppo la testa. E se l'attaccano? Che fortuna, lo stiamo vedendo adesso! Innanzitutto dobbiamo ignorare le relative propagande. Ogni fazione ha interesse a ingigantire i rischi menzionando Chernobyl, ma ormai abbiamo capito che soprattutto grazie alla struttura di contenimento non è possibile replicare un disastro simile per caso. Per distruggere il nocciolo servirebbe un attacco mirato così massiccio da palesare al mondo un chiaro e premeditato crimine di guerra, e di solito nessuno vuole apparire così cattivo. Se poi hai deciso che non te ne importa nulla, non provi ad abbattere una centrale nucleare che magari ti si ritorce pure contro, ma distruggi punti critici molto più fragili e strategici o butti direttamente un'atomica. Easy peasy. Ma se vale per te, vale anche per loro, quindi direi che in quei casi la centrale nucleare sarebbe l'ultimo dei vostri problemi. Le città sono piene di punti sensibili a rischio strage molto più vulnerabili, pensiamo alle dighe, le raffinerie di petrolio, le fabbriche di fuochi d'artificio. Non tutte però hanno strutture in cemento armato e un organo ONU incaricato al monitoraggio internazionale. La IAEA ha il compito di garantire il totale funzionamento di ogni sistema di sicurezza nucleare. Se qualcosa non è perfetto, sclera, ipotizza gli scenari peggiori anche più improbabili in modo da garantire il massimo della protezione possibile. Nel caso dell'Ucraina è stata una delle pochissime organizzazioni a riuscire a intervenire in un campo di battaglia. È ironico, pensando che le prospettive più catastrofiste siano equiparabili alle vittime di pochi giorni di guerra, perché sì, il vero problema rimane la guerra. In definitiva, quanto è rischioso il nucleare? Ecco le morti provocate per ogni fonte energetica in rapporto con l'energia creata. Le vittime del nucleare comprendono chiaramente Chernobyl e Fukushima. Ci sembrano dati controintuitivi, sia perché non parliamo dei continui incidenti delle altre fonti energetiche, sia perché non consideriamo l'inquinamento, che a parità di energia prodotta viene emesso anche per la gestione delle fonti rinnovabili. Ebbene sì, conta anche quello. Quanti paesi lo stanno abbandonando? Ecco una cartina. In rosso abbiamo Germania, Belgio e forse Svizzera che hanno deciso di abbandonare il nucleare. In verde i paesi che non hanno centrali ma le stanno pianificando o costruendo. In giallo i paesi che hanno già centrali. In blu i paesi che hanno centrali e ne stanno pianificando o costruendo delle altre. In Italia siamo usciti dal nucleare anche grazie a una classe politica che subito dopo Chernobyl decise di sfruttare l'evento per promuoversi tramite un referendum a riguardo. Sorprendentemente il popolo disse che era un po' spaventato e la Democrazia Cristiana prontamente chiuse le centrali in anticipo e le rimpiazzò con un più sostenibile e sicuro gas russo. C'è abbastanza uranio per tutti? Coi consumi attuali si è stimato che ci sono risorse per 100
sotto 130 anni. In seguito abbiamo visto col petrolio e il gas che più una risorsa diventa richiesta e più diventa conveniente estrarla in altre maniere, ad esempio attraverso l'oceano. Poi si può riciclare sempre più efficacemente o ci si può adattare al torio, potenzialmente disponibile per migliaia di anni. Avremmo insomma un'autonomia sufficiente per arrivare ad eventuali nuove tecnologie come la fusione. O a morire tutti per una guerra. Non si può usare solo le rinnovabili? Le rinnovabili sono fondamentali per uno sviluppo sostenibile, ma la loro efficienza dipende dalle condizioni di ogni paese. In Islanda e Norvegia, per esempio, è possibile usare l'idroelettrico e il geotermico per soddisfare il fabbisogno fisso energetico. In Italia l'idroelettrico arriva a circa il 17% dell'energia elettrica e non può crescere di molto. Le uniche rinnovabili che possono crescere sono l'eolico e il solare, fonti che però sono intermittenti e necessitano di una mole di batterie ancora costosissime e lontane dall'essere efficienti. Ma pian piano i costi scenderanno, non si può riempire tutto di pannelli e pale eoliche. A parte il fatto che le pale eoliche non le vuole mai nessuno, soddisfare il resto dell'intero fabbisogno solo con eolico e fotovoltaico comincia ad avere un impatto ambientale considerevole. Qui uno schema del consumo di suolo necessario affinché i pannelli e le pale eoliche raggiungano la potenza di una centrale nucleare. Qui invece un grafico con la CO2 emessa in rapporto all'energia creata. La fregatura dell'eolico e del solare è che hanno bisogno di molti allacciamenti per collegare le centraline, hanno una vita relativamente breve e la loro costruzione necessita dell'estrazione di metalli rari. Questa filiera, in rapporto all'energia prodotta, genera un inquinamento e un'emissione di CO2 che supera pure quella del nucleare, facendoci poi dipendere da stati come la Cina. Un bellissimo paese con un buonissimo maiale in agrodolce, ma abbiamo valori troppo diversi. I paesi invece che possiedono l'uranio sono principalmente Canada e Australia. Il nucleare non costa uno sfacelo? Assolutamente sì, costa letteralmente una fetta di culetto, ma genera anche un fracco di energia. Quindi, per capire i costi complessivi, bisogna calcolare a parità di rendimento quanto costerebbe usare solo le rinnovabili in Italia e quali sarebbero i costi di fare un mix rinnovabili e nucleare. Come abbiamo detto, idroelettrico, geotermico e affini hanno una limitata capacità di crescita, bisogna puntare principalmente su eolico e solare. Prendiamo il 2050 come data di arrivo usando i prezzi stimati dall'Agenzia Internazionale dell'Energia. Per sopperire a tutti i consumi con sole e rinnovabili, oltre all'eolico saranno necessari 500 gigawatt di solare, che coprirebbero circa 600.000 ettari, più della superficie della Liguria. Data la loro intermittenza, sarebbe necessaria una certa quantità di batterie per spalmare bene i picchi, a seconda del fabbisogno. Si tratterebbe di quasi 3 volte la produzione mondiale attuale di batterie al litio. Ciononostante, sarà comunque inevitabile uno spreco di energia nei momenti di forte picco. Nello scenario in cui si integrerebbe il nucleare alle rinnovabili, si avrebbe una base continuativa, riducendo di molto l'uso di batterie, di pannelli solari, le relative connessioni e lo spreco di energia. Tenendo conto dei costi futuri, la versione ibrida con nucleare comporterebbe un risparmio dal 25 al 35% e, ricordando la tabella sulle emissioni, un bel po' di CO2 in meno. Il nucleare fa paura perché ci appare ancora misterioso. Per questo ci ricordiamo di quei 2 grossi incidenti successi in 70 anni di attività, mentre non abbiamo mai sentito parlare dell'incidente idroelettrico di Banqiao con 170.000 vittime, evento più unico che raro come Chernobyl, ma 40 volte più devastante. Eppure non abbiamo abbandonato l'idroelettrico ed incidenti mortali ce ne sono stati altri, come il Vaillant. Le centrali a fonti fossili versano nell'ambiente tonnellate di sostanze tossiche che rimarranno dannose per l'eternità. Eppure ci preoccupiamo di poche scorie stoccate in barili a prova di bomba che in 70 anni di attività di un paese occupano un solo capannone. Ci spaventa l'eventualità statisticamente bassa della fuoriuscita di radiazioni, poiché invisibili, mortali e inquinanti, ma non ci spaventa la certezza matematica dell'emissione quotidiana di gas inquinanti, anch'essi invisibili, mortali e causa non solo di malattie, ma anche del riscaldamento climatico, a sua volta causa di eventi catastrofici sempre più pericolosi. Per poter adottare misure ambientali davvero sostenibili è necessario abbandonare ideologie e stereotipi e discutere sui dati in prospettiva. Perché non tutti i mali sono così fotogenici da essere protagonisti di film, propaganda e notizie scandalistiche.